Come aumentare il vostro livello di testosterone e perché farlo? Allora, come dicono tutti i miei mentori, bisogna sempre partire dal perché fare una cosa, perché vogliamo ottenere una determinata cosa. Quindi in questo caso, perché dovreste voler aumentare il vostro livello di testosterone? Questa è una domanda molto importante e ovviamente non entrerò in una spiegazione scientifica del perché questo succede, i benefici qua, là, su e giù, però posso dirvi semplicemente una lista di vari benefici che ovviamente comportano, che arrivano quando si ha un alto livello di testosterone. Questi perché li ho visti io in primis, io ho fatto vedere in passato, c'è anche sulla pagina della mia guida sul testosterone tutte le varie analisi del sangue, l'ho aumentato nel tempo e i benefici che ho sentito sono stati ovviamente importanti, quindi ovviamente a livello di massa muscolare, a livello di grasso, a livello di energia, qua ho scritto alcuni benefici principali, ce ne sono tantissimi, ok? Ce ne sono veramente tanti benefici, perché ovviamente è un effetto a cascata, una volta che hai un beneficio in una certa area della tua vita, hai benefici anche in un'altra area della tua vita, quindi tutta una serie di conseguenze, però i benefici principali che io ho visto in me stesso ovviamente sono stati in palestra per quanto riguarda la mia energia e soprattutto la performance, perché io vedo tanta gente che va in palestra, si preoccupa magari di proteine, si preoccupa di cose importanti, cioè come può essere l'alimentazione, sì, quello che è, si allena 6 volte a settimana e poi lascia da parte totalmente il discorso magari testosterone o il discorso sonno, quindi recupero, che secondo me non ha senso, ok? È proprio una cosa stupida da fare. È proprio come dire, sì, do il massimo nel 50% importante, però l'altro 50% fa schifo e allora non otterrai mai risultati importanti veramente vuoi. Quindi uno dei primi benefici, come detto, per quanto riguarda la palestra, io avevo proprio iniziato, quando ho iniziato a prendermi cura del mio livello di testosterone, andavo 6 volte a settimana in palestra più 3 volte a settimana Muay Thai. Ad oggi faccio invece 2 volte a settimana palestra con il metodo di Mike Mentzer, però nonostante andassi 6 volte più 3 volte avevo sempre un'ottima energia, vedevo sempre dei progressi ogni allenamento e recuperavo sempre tanto, quindi non ero mai in una fase in cui stavo morendo. Ad oggi non seguo più questo approccio perché ho cambiato totalmente il mio modo di allenarmi, però comunque mi rendo conto di quanto il testosterone abbia avuto un altro livello di testosterone abbia avuto un impatto positivo. Ho visto soprattutto la mia forza aumentare, la mia massa muscolare aumentare e la cosa più figa è stata vedere come io continuassi a non ingrassare nonostante fossi sì in una fase di massa non troppo spinta, non ero a 5000 calorie al giorno, però comunque continuavo a prendere massa senza ingrassare. Quindi questo sicuramente è stato uno dei miei benefici che, ovviamente, da malato di palestra, quale ero di più prima, che sono ancora oggi, però di più prima, questo mi ha fatto molto piacere. Più che altro il beneficio più grande che io ho visto in primis per me è stata proprio la mia voglia di lavorare molto di più. Ero diventato molto più ambizioso, ero diventato molto più produttivo. Nonostante già fossi molto, molto produttivo, c'era molta più energia e voglia di lavorare, cioè costantemente ero lì a chiedermi ok, cosa faccio ora, perché avevo una, non so neanche come dire, un lato molto più competitivo legato a me stesso, legato agli altri, ma allo stesso tempo era quella voglia di utilizzare il mio tempo nella maniera corretta. E so che può sembrare strano perché uno potrebbe dire ma cosa c'entra il testosterone con questo? Sicuramente diventi molto più produttivo, hai molta più energia e molta più motivazione. Uno dei benefici di avere un alto livello di testosterone è che sei molto più motivato e infatti io questa motivazione l'ho riscontrata nel lavorare verso i miei obiettivi. Infatti lì è proprio stato il momento in cui ho visto più benefici. Come ho detto, tutti ci sono tanti benefici, ognuno ha delle priorità diverse, ognuno ha delle esigenze diverse, però non è indubbio il fatto che quando si aumenta il livello di testosterone la qualità della nostra vita, soprattutto per gli uomini, migliora. Quindi questa infatti l'ho scritta come drive, io sentivo quel drive interiore, quella forza interiore che mi spingeva a lavorare di più. Energia durante la giornata, io ho avuto spesso in passato e ancora ad oggi ho dei crash di energia, dei cali di energia dopo pranzo magari o comunque in tardo pomeriggio, finito di lavorare, e quelli però sono calati drasticamente una volta che ovviamente qui legato sia al livello di testosterone, ma perché anche perché ne parlerò dopo, un modo per aumentare il livello di testosterone è prendersi cura del proprio sonno. Di conseguenza quando inizi a dormire 7, 8, 8 ore e mezza, 9 ore, ovviamente avrai molta più energia durante la giornata e starai molto meglio. Ultimamente io sto dormendo molto meno, infatti ogni tanto tornano quei cali di energia. Un altro beneficio gigantesco, questo non tanto per me perché diciamo che mentalmente sono messo bene, non ho sbalzi emotivi, però so che tanti uomini invece hanno grossi sbalzi emotivi durante la giornata, era un umore generale più stabile, unito anche a più sicurezza in sé. Avere un altro livello di testosterone ti rende molto più dominante da quel punto di vista, di conseguenza è anche una conseguenza del fatto che sei più sicuro di te. E quando parlo di umore generale dico al fatto che
Io conosco tanti uomini accanto a me, anche se uomini forse non è il termine corretto, tanti ragazzi che hanno, tante ragazzine che hanno costantemente sbalzi d'umore. Ok, questo è un lato molto femminile, io lo riscontro sempre in più in molti uomini. State a vedere anche chi, non entrerò a dettaglio perché sennò dico cose fastidiose, però se andate a vedere chi ha spesso sbalzi d'umore, chi magari dice faccio una cosa e poi non me la sento, e quindi anche lì sempre legato al perché non se la sente in quel momento e quindi non è motivato in quel momento e quindi è incazzato e quindi è offeso, oppure in un momento è felice, mezz'ora dopo è triste, mezz'ora dopo è incazzato. Questi sono tratti molto femminili, lo dico chiaramente, ok? E io conosco tanti ragazzi attorno a me che hanno questi sbalzi e mi sono reso conto che quando si aumenta il livello di testosterone, l'ho visto anche in clienti con cui ho lavorato proprio privatamente, one to one, per eliminare dipendenza da pornografia, dato che abbiamo lavorato anche sul testosterone, hanno iniziato ad avere meno sbalzi emotivi, erano molto più sereni, quindi non c'è più quel euforico tristissimo. Diciamo che questi picchi diminuiscono, è un po' come quando si prendono, io in passato ho preso un'erba che si chiama ashwagandha e mi ricordo che quella è stata eccessiva come cosa, avevo preso delle dosi abbastanza alte e ero diventato totalmente apatico. Non è la stessa cosa, ok? Però sicuramente non si hanno più quegli sbalzi emotivi negativi che appunto vedo tanti uomini che iniziano ad avere. Io conosco delle persone proprio, anche amiche mie, cioè amici miei, che hanno questi sbalzi che sembrano fuori di testa, ok? Da un lato molto femminile. Di conseguenza, se vi rendete conto di avere questi sbalzi qua, che avete voglia di far tutto, poi non fate niente, e siete sereni, e siete incazzati, soprattutto se i vostri amici vi ripetono che avete questo atteggiamento, potrebbe essere un problema, un sintomo che avete un livello basso di testosterone. E infine, come ho detto, questo già c'è anche prima, uno dei benefici più grandi che ho visto io è stato la mia competizione in più, soprattutto a Muay Thai, soprattutto in palestra con altre gente, con altre persone con cui mi allenavo, c'era molta più competizione. In primis questa l'ho vista con me stesso, per questo che ho iniziato a essere molto più produttivo. Questi sono alcuni dei benefici migliori che io ho riscontrato, quindi questo è il perché vi consiglio di prendere cura del vostro testosterone. Ovviamente qua tiro anche l'acqua al mio mulino, se volete entrare più nel dettaglio, qua vi darò i consigli essenziali, l'80% che vi serve. Se volete entrare più nel dettaglio, ho proprio scritto la guida, tutto in descrizione, potete comprarvela, altrimenti ho fatto anche video da un'ora e passa sul testosterone, sull'argomento. Quindi qua, come ho detto, entro nell'80%, l'importante per aumentare il vostro livello di testosterone, quello che vi serve veramente, non gli integratori, non quel 5% in più, ok? Quello che veramente dovete iniziare a fare per prendervi cura del vostro livello di testosterone, quindi la base. Se voi già fate questo, il problema non dico che è risolto al 100%, ma sicuramente starete molto molto meglio. La prima cosa, ne ho già accennato prima, è il sonno, ok? Il sonno è fondamentale. Se volete avere un alto livello di testosterone, la prima cosa che dovete iniziare a fare è prendervi cura del vostro sonno. Io ho fatto un video su come migliorare la qualità del vostro sonno, avevo preso spunto da un video di Alex Ormozzi, vi consiglio di andarvelo a vedere. Però se voi iniziate a dormire almeno 7 ore e mezza, 8 ore a notte, soprattutto quando andate a dormire e non avete il cellulare sparato in faccia, vi svegliate, la prima cosa che fate è uscire di casa per abituarvi alla luce non artificiale ma quella naturale, per regolare il vostro ritmo circadiano, già fare solo queste tre cose vi migliora tantissimo la vita. Ok? Sono tre cazzate che non ci vuole niente a fare, cioè imparate ad andare a dormire non col cellulare ma leggendovi un libro, ok? Svegliatevi, uscite subito di casa o aprite le finestre e iniziate a dormire un po' di più. Alla sera state un po' meno davanti alla televisione, davanti al cellulare e vedrete che dormirete di più automaticamente. Quindi la prima cosa è il sonno, poi ci sono tanti altri trucchi, ma questa anche qua è l'80%, questa è la cosa importante, il 20% che fa l'80% della differenza, legge di Pareto. Seconda cosa, sport, ok? Io ritengo che il vostro corpo rilasci, questa è la mia convinzione, okay? Rilasci testosterone in base a quanto ne avete bisogno. Se voi siete, faccio un esempio, dei gamer che state tutto il giorno davanti ai videogiochi, 16 ore al giorno, non vi muovete, non muovete il culo e non fate nulla, ok, della vostra vita, non vi servirà tanto testosterone, perché semplicemente la vostra vita è una nulla, cioè non fate un cazzo la mattina sera. Se invece siete magari degli atleti o vi muovete, siete competitivi, siete anche in un'attività, siete circondati magari da donne, siete in un'attività competitiva come può essere anche la vendita, non so, a quel punto il vostro corpo ha bisogno, magari dovete anche muovervi, fate sport, fate allenamento, può essere, state a vedere chi ha un altro livello di testosterone in un certo tipo di sport, proprio coloro che fanno sport da combattimento. Perché? Perché il corpo esige un altro livello di testosterone. Di conseguenza cambiare il vostro stile di vita, in questo caso come ho detto lo sport, vi permetterà di aumentare il vostro livello di testosterone. Quindi sport, io consiglio in generale palestra. Ho visto, appunto l'ho scritto anche nella mia guida, il fatto che
Gli squat sono uno degli esercizi che rilascia più testosterone. Tra l'altro qua apparirò come un ipocrita, perché al momento io non sto facendo squat, però so che l'ho fatto per tanto tempo. Gli squat aumentano il livello di testosterone, sono esercizio che permette più rilascio di testosterone, proprio l'allenare le gambe. E quindi lo sport, io al momento pratico sport a combattimento e Muay Thai e palestra, però anche lì semplicemente muovere il culo, muovere il vostro corpo. Io faccio un lavoro fisico, quindi da quel punto di vista lì sono fortunato. Se però voi fate un lavoro che state 8 ore al giorno seduti, cercate le altre 8 ore in cui siete svegli di muovere quel cazzo di culo, fare qualcosa di diverso. O semplicemente anche lì compratevi una scrivania di quelle che potete stare in piedi, in modo che non dovete stare tutto il tempo seduti senza far nulla. Terzo punto, anche questo è abbastanza ovvio, 15-20 minuti di sole al giorno vi permettono di rilasciare più vitamina D, che poi diventa anche un ormone, vi permette di aumentare tantissimo la produzione di testosterone. Se non mi ricordo mai, l'ho scritto anche questo, non ce l'ho qua davanti, 15-20 minuti al giorno di esposizione al sole sul torso, sul petto, sul nostro corpo in generale, aumenta del 150-200% la produzione di testosterone, quindi è tanta roba. Non vi servono delle lampade da 3 ore, stare tutto il giorno lì, bastano 15-20 minuti, 15-20 minuti ce li ha chiunque. Qua passiamo agli ultimi 4 punti, in ordine di, non di importanza, quello che è, in ordine di come li ho scritti. La prima, fondamentale, e tra l'altro è un punto di cui ultimamente mi sono preso meno cura e ho iniziato un pochino nel 2024, è la mia alimentazione. L'alimentazione è fondamentale se volete avere un alto livello di testosterone. Pensateci, quello che inserite dentro il vostro corpo, ok? Probabilmente la maggior parte di voi consuma cibi processati, anche qua ci sono tante teorie su cos'è la cosa migliore. Io ho fatto le mie ricerche e ho tirato fuori i miei spunti, le cose migliori secondo me per aumentare il livello di testosterone. Sono andato a vedere anche studi e cose varie. Io ho investito un sacco di soldi sull'argomento del testosterone, quindi ad oggi ho la mia dieta, però sicuramente consumare cibi processati non è una cosa migliore. Consumare porcherie, caramelle, schifezze, tutta roba magari contenente oli di semi, ok, tutta sta roba qua, conservanti, sicuramente non aiuta il vostro livello di testosterone, ok? Quindi cercare di arrivare a un'alimentazione più sana possibile, più naturale possibile, meno processata possibile. Io capisco che non possa non essere, non dico sostenibile, però possa non essere semplice, ok? Soprattutto nella società in cui ci troviamo oggi, che dobbiamo avere tutto subito, tutto pronto subito, e se vogliamo andare a prendere della carne rossa costa l'ira di Dio, e se vogliamo mangiare delle porcherie invece non costano niente, ok? Quindi capisco che curare la propria alimentazione possa non essere semplice, però io l'ho fatto, ultimamente come ho detto ho avuto un po' di ricadute, ma non è così impossibile. Io avevo creato proprio il mio piano alimentare, l'ho seguito per un bel po' di tempo e la differenza si sentiva. Quinto punto, questo è anche fondamentale, quando aumenta lo stress diminuisce il livello di testosterone. Perché? Perché aumenta il cortisolo, di conseguenza, sì, il cortisolo, sì, scusate, stavo confondendo col colesterolo, cortisolo di conseguenza diminuisce la produzione di testosterone, quindi questo è un fattore molto importante a cui tenere conto. Se avete un lavoro che vi stressa, se avete uno stile di vita stressante, ovviamente il vostro corpo vi darà anche dei segnali per questo, cercate di mettere in pratica delle abitudini o cercate di cambiare il vostro stile di vita. Quindi può essere semplicemente 10-20 minuti di meditazione al giorno, può essere anche lì sport, diminuisce il livello di stress. Qua non starò a entrare nei dettagli perché c'è un sacco di modi per diminuire il vostro stress. Vi consiglio di non passare a medicine, pillole o cazzate varie, ci sono metodi naturali per farlo, quindi anche qua sono tutte cose naturali queste. Non vi sto chiedendo di ingurgitare 50 pillole al giorno per aumentare il vostro livello di testosterone, potete farlo, non penso sia la cosa migliore e non penso farà questa grandiosa differenza. Quindi stress, cercate di diminuire il vostro livello di stress, non significa che non vi diate da fare, ok? Non significa che stiate tutto il giorno così su una collina a non fare un cazzo, significa che non lasciate che le cose vi stressino, che siano più pesanti del necessario, ok? Sesto punto, questo l'ho messo io e voglio entrare un pochino nel dettaglio, su stare più in mezzo alla natura o comunque essere meno circondati da stimoli. Perché oramai pensateci, ci sono delle ricerche che hanno fatto vedere che uomini di 100 anni fa, 200 anni fa, 1000 anni fa avevano un livello di testosterone altissimo, ok?
Qual è la differenza tra loro e noi? Sicuramente ci sono tanti fattori, anche quelli di cui ho parlato finora, però pensate, c'era gente che era molto meno bombardata da stimoli costanti. Noi ad oggi abbiamo uno stile di vita che magari stiamo 8 ore seduti ogni giorno a lavoro, poi non facciamo un cazzo, non ci muoviamo, non facciamo nulla di fisico, e siamo costantemente bombardati da stimoli, quindi gratificazione immediata, e andiamo su Pornhub e ci guardiamo un po' di televisione e poi chissà cosa hanno messo su Instagram e chissà cosa ci hanno scritto su WhatsApp e su Facebook e TikTok, c'è quel nuovo video pazzesco, tutte queste cazzate qua. Quindi siamo costantemente circondati da stimoli, non abbiamo più momenti per pensare semplicemente. Tutto questo ovviamente, come ho detto prima, aumenta il livello di stress per il nostro cervello, perché sono stimoli costanti, è come se noi in qualsiasi momento ci stiamo perdendo qualcosa. Questo che porta anche alla dipendenza da Instagram, dipendenza dal cellulare, perché siamo lì che diciamo quella che viene definita FOMO, cioè fear of missing out, paura di perderci qualcosa, ok? Quindi questo ovviamente aumenta il livello di stress, per cui iniziare a passare più tempo magari in mezzo alla natura, che tra l'altro ci sono un sacco di benefici anche a questo, state a vedere, non legati ovviamente, non legati direttamente al testosterone, ma porta dei benefici stare in mezzo alla natura, essere circondati da meno stimoli, quindi spegnere quel cazzo di cellulare, che porta a essere più presenti. Di conseguenza questo favorisce ad altre attività che aumentano il vostro livello di testosterone. Io un consiglio che ho sempre dato è quello di immagina di la vita di, io che cazzo so, un cavernicolo, ok? Questo non significa che devi vivere come un cavernicolo, significa appunto cercare di mettere in pratica certe cose, significa cercare di eliminare certi stimoli. Se andate a vedere perché 100 anni fa magari la gente aveva un livello molto più alto di testosterone, guardando semplicemente l'ambito del sonno, perché la sera non stavano lì a guardare 4 ore di televisione, non andavano a dormire col cellulare in mano, no, arrivava buio e semplicemente si andava a dormire perché non c'erano tante altre opzioni. Quindi non sto dicendo che voi il venerdì e il sabato sera dovete andare a dormire alle 9 di sera perché non c'è più luce fuori, ok? Perché c'è gente che la porta a livelli estremi, quindi sì, avranno un livello di testosterone pazzesco ma fanno una vita di merda, non sto dicendo questo, sto dicendo però cercate di trovare un equilibrio. Ok, per voi è così importante guardarvi TikTok alla sera? No, allora spegnete quel cazzo di cellulare un'ora e mezza prima, oppure potete leggervi un libro, quindi questo è sempre legato all'ambito del sonno, ma su qualsiasi aspetto, se durante la giornata non avete questa esigenza di avere costantemente il cellulare attaccato a voi, o vi rendete conto che tutti i giorni buttate un'ora perché andate lì e fate le vostre seghine, cercate di tagliare questa attività, cercate di trovare delle soluzioni per far sì che ne abbiate almeno meno bisogno. Ok? Quindi non tagliarle completamente. Anche lì faccio esempio, l'alcol, troppo alcol distrugge il vostro livello di testosterone. Quindi anche lì non vi dico che dovete diventare quelle persone che non bevono niente. Potete farlo, è una vostra scelta. Non vi sto obbligando a fare una roba del genere, però cercate di trovare un equilibrio, perché se bevete troppo sicuramente questo ha un effetto negativo su qualsiasi area della vostra vita. Settimo punto, anche questo è risaputo, il circondarvi da ragazze, ok? Quindi può essere trovarvi una ragazza, comunque stare in un ambiente in cui avete possibilità di flirtare con le ragazze, questo ovviamente vi permetterà di aumentare il vostro livello di testosterone. Molto probabilmente vedo tanti uomini che ad oggi non hanno questo fattore, non perché sono brutti, perché qua, là, su e giù, no, semplicemente perché non escono di casa, ok? Come ho detto prima, dovete cambiare un po' il vostro stile di vita, dovete far sì che il vostro corpo abbia più bisogno di energia, abbia più bisogno di testosterone, quindi lo produca in maggiori quantità. E un modo principale è uscire di casa, stare in mezzo alla gente, migliorare le vostre capacità sociali, migliorare con le ragazze, avere rapporti sessuali, vedrete che anche lì il vostro essere dominanti migliorerà, ok? Quindi questi sono tutti dei benefici che ho detto avere un alto livello di testosterone, come aumentarlo. Non è qualcosa di difficile, non dovete trasformare il vostro stile di vita. Se vi sembra di dover trasformarlo è perché o avete una vita di merda e in questo momento fa schifo, oppure perché avete visto troppi video di quella gente che no, non devi più toccare l'acqua, non devi più toccare le cose di plastica, che è vero, ok, sono tutte cose che sicuramente danneggiano il vostro sistema endocrino, il vostro livello di testosterone, la produzione di testosterone, libero totale, quello che è, quindi sicuramente non sono cose ottimali, però non è quello lì, è l'1%, il 2%, queste sono cose principali che faranno già una grossa differenza. Poi se volete entrare più nel dettaglio, lì come ho detto potete comprarvi la mia guida, non è necessaria, okay? Ho già fatto video gratuiti su come far esplodere il vostro livello di testosterone, e ho fatto un video da 40 minuti sull'argomento dove entro poi nel dettaglio tutte le cose che io faccio da mattina a sera, quindi guardatevi quello, altrimenti se volete comprare la mia guida mi fareste solo un grande piacere. Io vi auguro tante belle cose, passate una grande giornata, state bene, ciao campioni, a presto.